Bentornati sul canale Gaming Now. Allora, eccoci qua ancora con Singularity verso il fornello. Che cazzo? Cerchiamo di raggiungere sto dannato fornello. Queste cose rompono le palle. L'E99 grezzo veniva caricato su carrelli per il trasporto al fornello. Quei carrelli sono l'unico modo per entrare. È morto, sì. RLS7, tieni premuto LT per sparare un razzo tracciante che seguirà il mirino. Proviamo. Ma dov'è? Certo che c'è un'ampia gamma di armi da usare in questo gioco. Tu credi? Cerchiamo di distruggere sti dannati ragni. Finito le munizioni. Mio vicino una gran rottura di scatole. Prendo un orsacchiotto, prendo un orsacchiotto. Prendo della carne in scatola, prendo della carne in scatola. Prendo della tecnologia 99 e lui non se la può permettere. Finalmente. Ciao. Cazzo.
un colpo. Ah, ho preso l'arma sbagliata. Vabbè, ormai. Dovresti essere nell'impianto. Lì è stato trattato così tanto E99 che le fenditure temporali si creano naturalmente. Trova una fenditura. Torna nel 1955 il più presto possibile. Ok, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Congelato. E qua? Mamma, cos'è sta roba? Ti sei addentrato abbastanza, dovresti vedere una fenditura temporale. Usala e trova il codice di attivazione per ricaricare la bomba E99. Il dottor Petrov lo tiene nel suo ufficio. Vorrei che ci fosse un modo più semplice, capitano. Ah, eccola là la fenditura. Ottieni il codice dell'attivazione. Trova la fenditura per il fornello del 1955 e ottieni il codice di attivazione dal dottor Petrov. Oh, eccoci qua al 1955. Certo che a me piace un casino sta cosa dei viaggi nel tempo. Cioè, da un lato c'è il fornello del presente e qua quello del passato. Passato. Madonna, cos'è un sole? Passi subito presso le zone sicure.
Il fornello, che soprannome primitivo per un congegno così stupefacente. Isolare gli isotopi di E99 è stato complicato, ma ne è valsa la pena. Ogni giorno salta fuori un nuovo modo di impiegarli. Molti sono dei fallimenti, alcuni così orribili che non sono nemmeno stati presentati a Mosca. Ma è tutto per il bene del progetto, non potrebbero mai capire che cosa stiamo facendo qui. Promemoria, chiedere al dottor Barisov se ha ancora problemi con le letture elettromagnetiche del suo esperimento. Sebbene io non comprenda come egli possa ottenere letture così importanti senza qualcosa grande almeno quanto il fornello. Dottor Petro. Forgia, aumenta il numero di slot di equipaggiamento. Vabbè, e or dunque? Ok, tu mangia per bene. Che cazzo devo fare in questa stanza? Oh merda! Tutte le squadre di sicurezza rapportano nel settore 6G. Via. Ciao belli. Oh!
Vediamo se di qua si può andare. No. Cazzo. All'inizio ero molto teso, lavora pre a questi progetti collaterali insieme ai capi di Katorga, ma devo ammettere che i risultati sono sbalorditivi. È una fauna che si è manifestata naturalmente sull'isola. Dobbiamo provarci, dottor Bison. No, dottor Pell. Siamo giunti a questo, l'unico modo che ho di continuare la ricerca sulle crescita accelerata e lavorare su queste cose. Si sono dimostrate certamente utili a tenere lontani i parassiti dai campi. Sono queste piante. Cazzo, sto andando. Aspetta, aspetta, possiamo trovare un accordo. Ti prego, prendi quel che vuoi, ma per favore non uccidermi. No, per me. L'ultimo ricordo raccolto ha portato ai risultati positivi. Con il tasso di crescita attuale supereremo le quote di raccolta di mosca. Per quanto riguarda il programma scolastico, i ragazzi stanno reagendo bene. I genitori hanno iniziato a chiederle il perché della nostra rigidità in merito ai pasti. Quello che non capisco è quanto siano fortunati i loro figli, dottor Petro. Codice di attivazione. Ah, 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 ah.
Oh, eccoci tornati qua. Carica la bomba ai 99. E tutto sto macete lo abbiamo portato dietro, tutto sto tempo. Carico in 20 secondi. Errore di sistema imminente. Oh merda. Ho cambiato la storia. Quindi ora il fornello non c'è più. Hai alterato il passato. Il mondo è di nuovo cambiato. E di nuovo solo noi lo sappiamo. Bariso? Ehi. Capitano, sei vivo e la bomba è completamente carica. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo raggiungere il reattore subito. Prendiamo la ferrovia. Ci porterà alla torre della singolarità. Prendi quello che ti serve e poi ce ne andiamo. Corazza, riduci i danni subiti dai proiettili. Dobbiamo davvero andare. Immagino. Andiamo, capitano. Ah. Un altro passo avanti. Siamo quasi alla singolarità. Demichev crede che il CMT che indossi sia in grado di contenerla, ma si sbaglia. Come può Demichev anche solo pensare che una tale potenza possa essere controllata? Dobbiamo arrivare là prima che Demichev ce lo impedisca! Ok, siamo giunti al reattore. La torre che all'inizio del gioco sembrava lontanissima. Dobbiamo muoverci. Dobbiamo annullare la singolarità. Cioè quel raggio, immagino, con la bomba. Il video però finisce qui. Andiamo. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al